testo di Anna Maria invece parla appunto dei migranti marocchini di Torino, di questa popolazione che ormai è da decenni che vive nella capitale piemontese e che quindi utilizzano questo dono del sangue come un ringraziamento alla nazione che li ha accolti. Adesso io passo la parola ad Anna Maria, così ci racconterà di questo suo testo. Grazie prima di tutto di essere qui e grazie molte dell'invito e dell'organizzazione al Dottor Pesce. Io sono arrivata neanche un'ora fa da Brescia, dove non ho presentato il libro ma un progetto ulteriormente importante per l'AIDO nazionale, cioè la donazione degli organi da un punto di vista nazionale proprio dei migranti. Perché questa attenzione? Perché per la prima volta non sono oggetto di trattazione ma sono soggetti di trattazione. Io sono particolarmente legata a questa pubblicazione perché, come diceva Alberto, i diritti di autore andranno a far operare alcuni bambini e alcuni ragazzi nelle mie missioni in Kenya, quest'anno l'aprirò anche in Senegal, dove sono tutti purtroppo orfani, cardiopatici, e hanno bisogno oggettivamente di persone che possano sostenerli, perché altrimenti non possono operarsi e non possono andare a scuola. Quello che ho imparato nell'ambito delle mie ricerche e delle ricerche che adesso faccio fare ai miei ragazzi, io insegno antropologia culturale e medica all'Università di Torino e sono ricercatrice in etnopsichiatria a Parigi, e quello che loro mi insegnano è sul campo realmente che cosa significa donare il sangue per un'altra persona. È un gesto assolutamente gratuito, un gesto che passa inosservato, che fa parte della quotidianità di una persona, ma che realmente, realmente salva vite umane. Io vi dico, vi faccio questo esempio. Un trapianto di fegato è necessario, sono necessarie 70 sacche di sangue. 70 sacche di sangue significa 70 persone differenti. Non si fabbrica, nessuno ancora sperimentato la produzione artificiale di sangue, ed è necessario avere donatori, che lo si voglia o no. Come diceva in parte anche il mio collega prima, la popolazione italiana sta invecchiando, noi siamo all'incirca un rapporto di 3 bambini che nascono da immigrati su un italiano, significa che dobbiamo accettare la loro presenza e accettare che il futuro sia un futuro di una società assolutamente multiculturale. Queste persone, attenzione, si ammalano ed hanno bisogno di sangue. Queste persone vivono con noi e nello stesso tempo vogliono dimostrare in qualche modo di ripagare l'ospitalità ricevuta dall'Italia, ma per decostruire quelle barriere xenofobiche, soprattutto islamofobiche, nel dimostrare che anche loro possono donare il sangue e soprattutto non possono fare qualcosa per gli italiani.